Mister Baldinetti, successo per 11-9, vittoria, ma con un po' di sofferenza. Beh, penso sia normale, ci mancavano due giocatori importanti come Binchi e Stradoni, e più avevamo Ivojic che ha fatto un'iniezione per giocare, e Luongo anche, però ampiamente rimaneggiati, e poi c'è qualcosa sicuramente che non funziona, e secondo me è difficile anche poter giocare in casa e essere quasi come fuori casa, mi riferisco la parte di pubblico che ti fa acqua chiara, e questo secondo me non è bello, non è bello. Mister, le superiorità 3 su 8, bisogna migliorare sotto questo Ma aspetto. dovrò pigliare il 17 come loro, forse. E ultima cosa, settimana prossima, derby lombardo col Como, uno scontro di alta classifica. Sì, partita difficile. Niente, è una vittoria bellissima, importantissima per tanti motivi. Primo perché ci tenevamo a vincere per continuare la bella vittoria che abbiamo fatto a Napoli col Posillipo, ci è riuscita con un'altra napoletana, con una grande squadra, perché abbiamo battuto una squadra molto forte, anche loro cambiata molto, ma piena di talento e una squadra completa, che sono venuti qua per vincere la partita, quindi ci tenevamo particolarmente anche a continuare la nostra striscia positiva in casa, la nostra imbattibilità in casa. Siamo riusciti facendo una prestazione di grande carattere, secondo me, visto anche la squadra rimaneggiata. Avevamo Binky, il capitano, fuori, avevamo lo squalificato Sasha Sadovi, Centroboa. Beh, io comunque ho avuto un duro colpo alla costola, rimediato a Napoli, però sono riuscito a recuperare, diciamo, bene. Avevamo Ivovic che è stato infortunato tutta la settimana, quindi era anche una situazione d'emergenza, ma la squadra si è fatta ancora più forza, ha trovato una grande energia positiva per affrontare questa grande squadra, e anche sbagliando magari qualcosa nell'arco della partita non si è mai disunita, ha sempre voluto vincere, e siamo rimasti compatti fino alla fine per trovare questa grande vittoria. Presentazione avuto a sfidare tuo fratello. Ma io a Ste gli voglio un bene dell'anima, lo sa, però quando si gioca in campo lo sa anche lui, siamo degli avversari come gli altri. Poi ovviamente finita la partita ci siamo abbracciati, ci siamo guardati negli occhi, ci siamo abbracciati, siamo stati anche contenti perché queste sono belle partite da giocare, da vivere, e quindi niente, è stata una bella sensazione, fa piacere incontrarsi a questi livelli. E settimana prossima derby lombardo col Como. Loro dichiaratamente puntano alla salvezza, ma sono primi a pari merito in classifica a 6 punti, quindi sarà, Buonasera. diciamo, uno scontro al vertice. Sì, loro comunque sono partiti molto bene perché hanno già due vittorie, hanno vinto contro due dirette concorrenti per la salvezza, quindi sono a punteggio pieno come noi. Sappiamo che è una trasferta difficile perché loro in casa sono una squadra molto temibile, molto fisica, giocheranno al massimo delle loro potenzialità, però noi se ogni partita l'affrontiamo con la mentalità di andare a vincere la partita. Dobbiamo avere questa mentalità sempre, durante tutto l'anno, non fare calcoli, niente. Noi dobbiamo entrare con la cattiveria massima per andare in acqua per vincere tutte le partite. Va bene, grazie.